Ma se il centrodestra si sposta verso il PD, sembra che anche il Movimento 5 Stelle si sia un po' spostato a sinistra e non a caso il primo punto del programma della candidata Chiara Appendino è sulla comunità LGBT. Abbiamo qui tra l'altro il nostro ospite che è Vittorio Bertola. Buongiorno. Attuale consigliere del Movimento 5 Stelle al comune di Torino. Allora, 5 Stelle, stavamo discutendo diciamo noi per chi non lo sapesse, c'è stato tutto un dibattito, no, all'interno del movimento a Torino per la scelta delle candidature, un dibattito che ha fatto parlare, l'abbiamo anche accennato in passato, però non vogliamo concentrarci solo su quello. Abbiamo visto l'inizio di campagna elettorale del 5 Stelle a Torino. No, quindi c'è stato questo primo incontro a Casa Arcobaleno su, diciamo, la parte di programma del Movimento 5 Stelle legata ai diritti LGBT. Quello che ci chiedevamo e si sono chiesti anche tanti dei nostri ascoltatori è: il Movimento 5 Stelle ha deciso di giocare a sinistra per queste elezioni, anche vista l'occupazione da parte di Fassino, per esempio, di alcune parti del centrodestra? Beh, diciamo che il Movimento 5 Stelle resta ovviamente una forza politica che non si riconosce nelle ideologie tradizionali. È anche vero che questa occasione sui diritti LGBT in realtà non era neanche la prima, nel senso che ce ne sono già state due a dicembre sull'urbanistica e sulla riorganizzazione della macchina comunale. Però comunque è effettivamente vero, questo è stato anche uno degli elementi poi della discussione interna che abbiamo avuto, che diciamo nel gruppo dirigente, forse nell'ambiente attorno a Appendino, ci sia un po' forse una tendenza a guardare di più verso la sinistra, un po' anche perché diciamo, Torino è una città tradizionalmente di sinistra e forse anche molti diciamo, dei delusi del PD e dell'amministrazione comunale che si sono rivolti al Movimento 5 Stelle per cercare di cambiare le cose vengono comunque da quell'ambiente. Quindi è anche un po' naturale che ci siamo attenzionati a un tema comunque importante come quello dei diritti LGBT e altri temi che erano, diciamo, tradizionalmente patrimonio della sinistra. Ho capito, quindi. E se, secondo lei però questo tipo di scelta, no, proprio in uno scacchiere meramente strategico, no, con Fassino che si è avvicinato anche per coprire, penso in un ipotetico ballottaggio, dicevamo prima, un consigliere comunale come Maurizio Marrone, per esempio, ci aveva detto che in caso di ballottaggio, e con lui evidentemente molti altri elettori di centrodestra, in caso di ballottaggio avrebbero votato Movimento 5 Stelle. Sì, ma io, no, infatti credo che sia indicativo della situazione, nel senso che porre la questione come destra verso sinistra, secondo me manca un po' il punto. Penso che la vera discussione e divisione tra gli elettori a queste elezioni sarà tra chi vuole conservare il sistema che ha gestito Torino negli ultimi 20 anni, perché tutto sommato ritiene che anche in un momento difficile si sia fatto tutto il possibile e abbia funzionato il meglio che si poteva, e chi invece vuole provare qualcosa di nuovo. Per cui chiaramente anche chi è stato all'opposizione, magari quelle parti anche del centrodestra che sono più critiche, magari hanno fatto un'opposizione più dura, penso che il ballottaggio sosterranno il Movimento 5 Stelle, mentre magari quelle parti del centrodestra comunque più vicine, più dialoganti e dico io anche spesso un po' consociative con l'attuale sistema di potere, probabilmente al ballottaggio, magari già come vediamo al primo turno, sosterranno Fassino. In questo caso però non rischia appunto di allontanarsi la possibilità per voi di andare al ballottaggio? Per voi, vista l'avvicinamento di parte del centrodestra al PD, questo rischio c'è oppure contate comunque di arrivare al ballottaggio? Quindi, come dire, scegliere una scelta di campo che è un po' più a sinistra non rischia di alienare magari le simpatie anche in ballottaggio di un elettorato di centrodestra che però era stufo magari dell'amministrazione Fassino. Cioè, insomma, quello che si diceva all'inizio, cioè non c'è un rischio anche No. strategico. Il rischio ovviamente esiste e sta poi diciamo, nella gestione della campagna elettorale, comunque rassicurare la quantità anche notevoli anche dentro il Movimento 5 Stelle di elettori del Movimento 5 Stelle che però provengono da una cultura di centrodestra. E quindi insomma, questo sicuramente sarà tenuto presente, però penso che alla fine appunto nel momento del ballottaggio comunque
anche chi magari vede, non vede tanto di buon occhio certe attenzioni di Appendino sui temi della sinistra, però comunque preferirà lei e Fassino, perché comunque sì, diciamo, il Movimento 5 Stelle rappresenterebbe per Torino un cambiamento epocale. Per cui è chiaro che c'è anche il rischio, diciamo, del primo turno, nel senso che l'obiettivo di Fassino probabilmente è anche cercare di allargare la sua base in modo da raggiungere il 50% al primo turno, però anche questo secondo me è un po' un'utopia, perché credo che per ogni voto che Fassino prende spostandosi verso il centro, al centro-destra, ne perde altrettanti dal lato di sinistra. Perfetto, noi abbiamo avuto modo, tornando un po' a quello che è stata la scelta delle candidature, noi abbiamo avuto modo di vedere, l'abbiamo anche discusso, un Movimento 5 Stelle che è, per l'appunto, è un movimento, però ha iniziato ad avere anche un po' delle forme che ricordano molto quelle dei partiti, comprese alcune dinamiche di corrente, alcune scelte, diciamo, non ci sono state magari delle cose che alcuni elettori anche non hanno capito, no? Nella scelta, per esempio, del candidato sindaco, a seconda della città si è utilizzato in modo diverso perché non era previsto da statuto, però a qualcuno poteva sembrare una linea di procedere per le decisioni magari non troppo chiara. Non troppo trasparente, come era invece la cifra stilistica che tutti hanno imparato a conoscere del movimento, insomma. No, certo, questo lo capisco, devo dire, io sono anche un po' noto nel Movimento 5 Stelle per essere una voce critica che spesso ha un po' contestato anche questo tipo di passaggi, però è indubbio che nel Movimento 5 Stelle sia in corso il passaggio, diciamo, una fase di maturità che comporta probabilmente anche il passaggio dalla fase movimentistica e molto utopistica dell'inizio a una fase in cui siamo sicuramente più vicini alla modalità di funzionamento dei partiti di quanto eravamo prima. E questo però credo che sia stato anche un effetto proprio dell'esperienza a livello nazionale, nel senso che paradossalmente nel momento in cui siamo entrati in Parlamento abbiamo cominciato ad applicare la democrazia, le votazioni via rete, le telecamere, lo streaming, il feedback dei nostri stessi elettori è stato negativo, cioè l'impressione è che in realtà siano poi soprattutto gli italiani che vogliono, preferiscono un Movimento 5 Stelle in cui c'è una linea gerarchica chiara, ci sono forse magari meno dibattito interno, meno trasparenza, eccetera, però ci sono delle catene gerarchiche che garantiscono un po' di efficienza, un po' di, insomma, di meno discussioni, meno divisioni interne e più unione nell'opposizione al sistema dei partiti. E quindi paradossalmente questo cambiamento per molti elettori è stato positivo, come si vede anche dall'aumento dei consensi che ha ricevuto il Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi. E per lei personalmente è positivo? Ma io sono, diciamo, un vecchio del Movimento 5 Stelle, quindi sono affezionato all'idea iniziale della democrazia online, che era quella che poi mi aveva convinto anche ad aderire al Movimento 5 Stelle, mentre non avevo mai aderito magari ad altre esperienze politiche precedenti. Per cui io sicuramente sono un po' deluso e notoriamente, diciamo, ho detto che non mi ricandiderò, che insomma voglio un po' valutare la situazione, ma la mia idea è di lasciare la politica alla fine del mio mandato. Però questo non toglie che il Movimento 5 Stelle al momento sia l'unica alternativa credibile per governare Torino. E visto appunto le sue posizioni, un po' gli screzi che erano emersi al momento dell'ufficializzazione della candidatura di Chiara Appendino, insomma, come va il suo rapporto con il movimento? No, ma io, diciamo, chiaramente non sono molto coinvolto nella campagna elettorale, un po' perché, cioè, io stesso, se volete, ho contestato, cioè, uno dei motivi di differenza con Appendino, con il gruppo prevalente che l'ha sostenuta, era proprio questo, secondo me, a guardare un po' troppo a sinistra e un po' troppo poco all'elettorato moderato e di centrodestra che noi comunque abbiamo. Però detto questo, ovviamente io non sono molto coinvolto nella campagna elettorale, ma vado avanti a fare la mia attività di consigliere comunale con diligenza fino all'ultimo giorno. Beh sì, questo... Ma una domanda a proposito appunto dell'attività in consiglio comunale, e un po' fuori dalle domande sulle elezioni comunali. Lei cosa ne pensa della riforma del decentramento per come è stata approvata finora? Ma chiaramente è stata, diciamo, molto tormentata, per non dire un pasticcio, nel senso che anche la maggioranza ha cambiato posizione più volte. Devo dire che alla fine quello che è venuto fuori è, secondo me, meglio di quello che c'era prima, cioè comunque è un passo avanti, per cui alla fine io, invece di votare contro, come ha fatto Appendino, mi sono anche astenuto, nel senso che riconosco che comunque si fa un passo avanti, si indica in 5 il numero definitivo delle circoscrizioni. Certo, bisognerà vedere se poi questa promessa sarà mantenuta.
mantenuta, dato che adesso per queste elezioni ce ne saranno comunque 8, però insomma mi è sembrato comunque un passo avanti. Certo che sicuramente l'intera cosa è stata pasticciata e si è visto anche diciamo forse poca attenzione ad esempio a quello che poteva essere una divisione naturale e sensata del territorio, e più attenzione ai confini che andavano a impattare su piccoli feudi elettorali e insomma gestione del consenso nei singoli quartieri, alle volte addirittura a livello di condominio, direi, per cui l'attenzione a definire esempi come le circoscrizioni senza toccare i feudi di questo e di quello. E se ne approfitto per farle un'ultima domanda, tornando un po' alla questione elettorali, il Movimento 5 Stelle come si sta muovendo per l'individuazione dei candidati nelle circoscrizioni? Ma adesso noi abbiamo già individuato metà della lista comunale, già stata annunciata, stiamo facendo proprio in questo periodo la scelta dei candidati presidente nelle circoscrizioni e dei candidati consigliere, che sarà, come è stata quella dei candidati, una scelta interna, sia appunto per motivi di fiducia, come dicevo prima, perché la linea comunque è quella di avere persone che siano sicuramente allineate al Movimento 5 Stelle e non possono poi invece magari cercare di usare semplicemente il Movimento 5 Stelle come un canale per venire eletti per poi farsi gli affari propri. Per cui insomma si cerca anche per i candidati presenti in circoscrizione di avere persone che siano valide, ma che comunque siano anche degne di fiducia e abbiano già dimostrato con qualche anno di attivismo magari la loro affidabilità. Per cui credo che anche questo sarà nelle prossime settimane, diciamo in un periodo relativamente breve, sarà annunciato e avremo anche pubblicamente i candidati ai presidenti di circoscrizione. A livello, l'ultimissima domanda, a livello puramente teorico, quindi al netto di tutti gli accordi interni che ci sono stati, chi sarebbe stato il candidato migliore da presentare al Comune di Torino per il Movimento 5 Stelle? Vale anche io come risposta. No, okay, è una bella domanda, ma non mi permetterei comunque mai di dire che sono io, nel senso che penso che fosse più una scelta forse di immagine. Penso che alla fine la forza di Appendino, al di là delle capacità che comunque ha, sia quella dell'immagine. Cioè chiaramente lei in termini mediatici è il candidato che trasmette meglio questa idea di rottura, di diversità, e quindi se uno vuole impostare la campagna elettorale, come purtroppo oggi è necessario, sulla comunicazione, sui media, sull'aspetto, l'apparenza, e chiaramente Appendino è il candidato migliore. Io avrei preferito, diciamo, quella la proposta che ho fatto era un ticket, cioè secondo me è giusto che faccia lei il candidato sindaco, io avrei volentieri fatto il vice, ma semplicemente, se non perché mi interessasse la poltrona, ma per marcare un'attenzione anche a una fascia di età forse un po' più avanzata, che poteva riconoscersi un po' meglio magari in me, e a un elettorato più moderato che sicuramente io rappresento meglio. Dopodiché insomma c'è stata un po' la scelta di puntare al massimo su questo aspetto di rottura, e quindi di puntare solo sull'Appendino, e vedremo alla fine se è una scelta che pagherà. Perfetto. Beh, noi la ringraziamo. Ringraziamo moltissimo di essere stato con noi e della disponibilità, e insomma in bocca al lupo per la prosecuzione di questa campagna elettorale, anche se poi lei, come ha già detto, non proseguirà, però insomma anche per l'impegno da consigliere comunale. Esatto. Grazie, vi ringrazio molto, facciamo gli auguri a Torino, che comunque vada, ne ha molto bisogno. Grazie ancora. Grazie.